strutturare la disfida in maniera passionale affinché possa diventare un evento nazionale che oltrepassi i confini italiani e poi proseguire il percorso tracciato lungo la nascita di una vera e propria fondazione culturale. Sono gli obiettivi annunciati dal sindaco di Barletta Cosimo Cannito nel corso dell'incontro incluso nel programma della rievocazione denominato la disfida come valorizzare un patrimonio comune. Cittadini di Barletta la devono prendere nel cuore, la devono considerare un evento analogo a quello delle altre città importanti come Siena, come Urbino, come Orvieto, come Perugia, come Gubbio. Se noi riusciamo a fare questa operazione di natura culturale, la disfida diventerà un evento strutturale nazionale. Dobbiamo portare il problema in Consiglio Comunale circa la fondazione. E in questi giorni ci siamo detti in giunta che anche le forze politiche della maggioranza abbiamo messo a primo punto dell'ordine del giorno come priorità assoluta la delibera dell'approvazione del bilancio consuntivo del bilancio preventivo 2019 entro il 30 novembre, perché con un bilancio preventivo sarà possibile una pianificazione certa e quindi anche vedute in termini di prospettivi positivi. Promuovere la nascita di una fondazione per pianificare al meglio un evento come quello della disfida che rappresenta l'identità stessa della città di Barletta. Innanzitutto tenendolo vivo il patrimonio, quindi rendendolo accessibile, e studiandolo, incrociando la storia e anche la memoria della tradizione. La disfida è sicuramente una parte del patrimonio identitario di questa città. Tra arte, cultura, tradizione e teatro, la disfida di Barletta si inserisce così nel ricco patrimonio culturale da valorizzare. Io penso che sia necessario arrivare a darci delle regole certe, che consentano a tutti ogni anno di avere la possibilità di partecipare e di sfilare, con però appunto una regia, una cabina di regia che consenta ai cittadini di lavorare tutto l'anno perché la disfida possa essere realizzata nella sua parte finale, che sono il certame e il corteo storico. Per fare questo bisogna dotarsi di un patrimonio e quindi conseguentemente arrivare ad abbattere i costi che attualmente incidono pesantemente sull'organizzazione stessa dell'evento.